Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Una tragedia annunciata, l'agghiacciante dramma familiare di Vittoria. Un giovane di origine tunisina ha dato fuoco alla madre e a una sorella carbonizzandole. Gravissimi il padre e un'altra sorella. I vicini di casa chiedeva sempre soldi e picchiava i familiari. Palermo ha fatto scalpore l'arresto dell'istruttore di fitness accusato di molestie e pedopornografia, ansia tra i genitori degli allievi che frequentavano le sue lezioni. Messina Denaro incassava milioni trafficando anche reperti archeologici a Castelvetrano, sequestrati anfore e bassorilievi a un suo complice pluripregiudicato che ne aveva pure coperto la latitanza. Crisi idrica sempre senza soluzioni. A Messina il comune programma un graduale taglio delle ore di distribuzione dell'acqua. Ad Agrigento, nei guai da quasi due mesi, è nato un comitato civico che chiede immediati provvedimenti. Regione, rimpasto ancora lontano. Sanità, l'assessorato conteso. Volo, data in uscita. Due i potenziali sostituti, Tamaio o Caterina Chinnici. Palermo, si alzano i toni della polemica per le buche nell'asfalto. Il sindaco La Galla: non è colpa nostra, qui nessuno ripara i fossi nelle strade da 20 anni. Catania, nelle piazze Battiato, Montana e al villaggio Sant'Agata, rigenerati dal comune, sport gratis con gli istruttori del CONI. Ma a lungomare si fa jogging tra sporcizia e abbandono. Calcio, artistico per l'attacco, capomaggio per il centrocampo tra gli obiettivi di mercato del Catania, pronto a definire l'intesa con Mimmo Toscano. Sulla panchina del Messina resta Modica, per lui contratto biennale. Bentrovati. Agghiacciante dramma familiare a Vittoria. Una trentenne di origine tunisina ha dato fuoco all'abitazione dei suoi, uccidendo la madre e una delle sorelle. Le ha letteralmente carbonizzate. La comunità è ancora sotto shock, ma per i vicini si tratta di una tragedia annunciata. Chiedeva sempre soldi e picchiava i familiari. Emanuela Corsi. Non si poteva fare niente, perché già era una cosa già annunciata, perché già la settimana scorsa è successo. Il fratello ha picchiato le sorelle. No, e non è che la prima volta. Una tragedia annunciata. C'è sgomento, ma anche rassegnazione a Vittoria per il dramma familiare avvenuto mercoledì notte, quando Waidi Zawali, un trentenne tunisino, dopo l'ennesima violenta lite con i suoi, ha cercato di sterminare la famiglia appiccando un incendio in casa. Ha più di 25 anni che abitano qua, per cui persone troppo brava, lavoro e casa, tutte sorelle. Questo ragazzo un pochettino si è sbandato, che trovavo amici che facevano sbandare. Perché lui fosse drogato, cercava sempre soldi, soldi, soldi. Voleva uccidere e ha agito con fredda e lucida determinazione, chiudendoli in casa e tagliando le ruote delle automobili di famiglia per non farli scappare. Che forse lui l'aveva chiusa anche a chiave per non farli scappare. Hanno sfondato la porta, poi c'era la coperta per terra. La signora. Un film dell'orrore al quale hanno assistito i vicini, svegliati attorno alle 2:30 da urla disumane. Mi sono alzato quando ho sentito le urla. Quando le sorelle sono uscite di casa, fuggendo e gridando, ormai avvolte dalle fiamme, lui ha continuato a inseguirle con una torcia rudimentale in mano per aggiungere altro fuoco a quello che ormai le stava divorando. Nel rogo è morta la madre Mariam, inserata anche Samè, una delle due sorelle. L'altra, assieme al padre, lotta tra la vita e la morte. Siamo proprio sconvolte, proprio, ma dispiaciuti, dispiaciuti al massimo. Non neanche che la ragazza dovesse morire, perché fino a lei era seduta, parlava. Dopo essere stato rintracciato dalla polizia, in serata è stato messo il fermo per il tunisino. Le accuse sono di omicidio volontario premeditato, aggravato dalla crudeltà e dal vincolo familiare, e tentato omicidio. Intanto è rientrata a Vittoria la terza sorella, unica superstite alla follia omicida, che era fuori sede per studiare. La giovane, al momento, non si è ancora recata sul luogo della tragedia. A Palermo l'arresto di un giovane istruttore di fitness accusato di molestie nei confronti delle sue giovanissime allieve
ha scatenato la caccia dei genitori ai corsi nei quali avvenivano gli approcci. Il personal trainer sarà ascoltato probabilmente lunedì per il suo interrogatorio di garanzia e contesterà le accuse. Manlio Viola. È un turbinio di messaggi fra i genitori delle giovanissime frequentatrici di quattro palestre di Palermo e provincia da quando si è appreso dell'arresto di un istruttore di fitness di appena 27 anni accusato di molestie alle giovani allieve e di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Il giovane che si trova agli arresti domiciliari sarà ascoltato probabilmente lunedì prossimo dal GIP che ha formalmente 5 giorni dall'arresto avvenuto ieri. In quella circostanza l'istruttore si difenderà da accuse pesanti. Secondo gli inquirenti avrebbe approcciato diverse ragazze minorenni dopo averne conquistato la fiducia e con due di loro, entrambe sedicenni, avrebbe scambiato foto e video sessualmente espliciti. L'inchiesta è partita dalla preoccupazione di un genitore di un'altra ragazza, una quattordicenne, che aveva ascoltato le confessioni della giovane ad un'amica della stessa età, ma le accuse riguardano l'approccio con altre due ragazze più grandi, anche se sempre minorenni. Contesta invece l'accusa di produzione di materiale pedopornografico alla difesa, considerando che le ragazze avrebbero prodotto loro video e foto poi condivise volontariamente con l'istruttore. Ma intanto sono decine i genitori che chiedono informazioni per verificare se le figlie abbiano partecipato ai corsi dell'istruttore arrestato, del quale non è stato comunque reso noto il nome. Ma la voce corre fra i frequentatori di corsi e palestre e risalire al giovane è operazione non impossibile per le ragazze che ne frequentavano i corsi. Palermo, un detenuto minorenne ha tentato di impiccarsi in cella nel carcere minorile Malaspina. Il giovane è stato salvato dalla polizia penitenziaria. Il sindacato di categoria UILPA chiede un intervento immediato per il Malaspina, da tempo in gravi condizioni e privo di un comandante non ancora assegnato. Messina Denaro incassava illegalmente milioni partecipando anche al traffico internazionale di opere d'arte, grazie al suo legame con Gianfranco Becchina, mercante d'arte al quale oggi a Castelvetrano la DIA ha sequestrato anfore e bassorilievi di immenso valore dopo una precedente confisca avvenuta nel 2022 da 10 milioni di euro. Laura Spanò. Anfore di epoca tardo-romana e un basamento di marmo riproducente scene mitologiche scolpite su tutti i lati di età ellenistico romana sono i beni archeologici di grande valore sequestrati dalla DIA a Gianfranco Becchino, 85 anni, di Castelvetrano, trafficante internazionale di opere d'arte collegato al defunto boss Matteo Messina Denaro. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Trapani. A Becchina, a maggio del 2022, furono confiscati i beni per 10 milioni di euro per i suoi legami con Cosa Nostra e per gli affari con la famiglia mafiosa di Castelvetrano. Gianfranco Becchina era stato accusato già in passato di legami con la mafia confermati da diversi collaboratori di giustizia. Alcuni pentiti nel tempo hanno parlato del legame fra Becchina e Matteo Messina Denaro, Giuseppe Grigoli, Rosario Spatola, Vincenzo Calcara, Angelo Siino, Giovanni Brusca e del legame da tra il mercante d'arte e il padre del latitante, Don Ciccio Messina Denaro. Per i magistrati la ricchezza accumulata dal mercante d'arte deriva dal commercio illegale di reperti archeologici. Per oltre un trentennio Becchina avrebbe accumulato ricchezze con i proventi del traffico internazionale di reperti, molti dei quali clandestinamente trafugati nel più importante sito archeologico di Selinunte da Tumbaroli, verosimilmente al servizio di Cosa Nostra. Emblematico è risultato il ruolo del mercante d'arte nella custodia di migliaia di reperti archeologici stipati in 5 magazzini individuati dopo una rogatoria internazionale nella città elvetica di Basilea, dove Becchina aveva aperto una ditta, la Palladion Antiche Kunst, per il commercio delle opere. L'odierno sequestro ricalca i precedenti provvedimenti adottati dopo aver constatato la sproporzione tra le fonti di reddito e gli impieghi del nucleo familiare di Becchina. Le opere d'arte saranno ora affidate per la custodia alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali per renderle fruibili alla collettività. Crisi idrica ancora irrisolta a Messina. Il Comune programma un graduale taglio delle ore di distribuzione dai rubinetti. Intanto è stato chiesto che l'acqua destinata all'irrigazione nel Catanese possa essere dirottata nella città dello Stretto per uso potabile. Francesco Triolo.
Una crisi idrica che diventa sempre più vicina. A Messina si stanno susseguendo le riunioni per cercare di ridurre al minimo i disagi che comunque ci saranno. Il pericolo che l'acqua a disposizione non sia sufficiente a soddisfare le già ridotte disponibilità della città sta per diventare una certezza. A fine mese sarà inasprita l'ordinanza antisprechi del comune, un nuovo giro di vite con provvedimenti più stringenti per ridurre i consumi dei cittadini, ma soprattutto rimodulare l'erogazione nelle case. Gran parte della città non ha acqua corrente per 24 ore al giorno. Dai serbatoi sulle alture cittadine viene distribuita l'acqua nei vari quartieri dalle 7 alle 16 ore al giorno. In questa finestra ogni casa riempie i propri serbatoi. La strategia sarebbe quella di tagliare l'erogazione indicativamente un'ora per verificare gli effetti ed eventualmente aggiungere un'altra ora. Insomma, un progressivo avvicinamento alla misura d'emergenza. Anche chi è abituato ad avere acqua corrente H24 dovrà accontentarsi di una minore disponibilità. Oggi infatti arrivano solo 100 litri al secondo contro i 240 invernali e 150 estivi delle scorse stagioni. Al commissario per l'emergenza Salvo Cocin è stato chiesto di destinare ad uso potabile l'acqua adesso destinata all'irrigazione nel Catanese. Intanto in prefettura si è parlato di acqua legata all'emergenza incendi. Verrà effettuata una mappatura dei pozzi privati a cui attingere per riempire i mezzi antincendio. Ancora emergenza idrica ad Agrigento, i cittadini chiedono un consiglio comunale straordinario aperto per avere risposte concrete dalle istituzioni. Nel frattempo, causa guasto sull'acquedotto Tre Sorgenti, sospesa l'erogazione in tanti comuni e all'ospedale di Canicattì. Davide Sardo. Hanno manifestato in strada nel centro storico ad Agrigento lo scorso 1 giugno. Hanno consegnato al sindaco Franco Miccichè un documento, una sorta di interrogazione sul perché dell'impreparazione a rimediare ad una crisi annunciata da tempo. Adesso il comitato Vogliamo l'Acqua si è recato dalla seconda carica istituzionale del comune, ovvero il presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà, e gli ha consegnato ancora lo stesso documento. Siamo una piccola delegazione delle migliaia di manifestanti che sono scese in piazza il 1 giugno ad Agrigento per l'acqua e siamo venuti qui al Consiglio Comunale di Agrigento per proporre una seduta del Consiglio Comunale aperta a tutta la città. Abbiamo consegnato un documento al Presidente del Consiglio Comunale che l'ha accettato e che lo farà vedere a tutti gli altri consiglieri e poi decideranno se farlo o meno. Cogliamo l'occasione anche per invitare il sindaco a rispondere al documento che avevamo consegnato il 1 giugno. E siamo venuti qui perché vogliamo coinvolgere tutte le istituzioni, perché il problema dell'acqua, il dramma dell'acqua, riguarda tutte le istituzioni pubbliche agrigentine. Non si è capito finora che uno deve chiedere ad AICA l'intervento eventualmente di un autobotte. A chi paga? Paga subito praticamente a quello che ci porta l'acqua oppure deve pagare ad AICA? Io direi che l'acqua è dignità, l'acqua è vita, ma l'acqua è anche immagine, l'acqua è anche economia turistica. L'acqua serve per appunto la nostra vita, per l'organizzazione dell'ospitalità, dell'accoglienza. Nel frattempo, ieri l'AICA, l'azienda idrica del comune Agrigentini, ha riscontrato un guasto sull'acquedotto Tre Sorgenti. Oggi sono in corso i lavori di riparazione, ma già da ieri è stata sospesa l'erogazione idrica ai comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Campobello di Ricata, Ravanusa, l'ospedale di Canicattì e le utenze Voltano. E dunque piove sul bagnato, ma magari piovesse. Non ci sarà rimpasto alla regione siciliana almeno fino alla fine del mese. Sono tanti i nodi da sciogliere, fra questi la sanità, assessorato della Volo, che potrebbe andare al campione di preferenze di Tamaio o a Caterina Chinnici. Maglio Viola. Fratelli d'Italia pensa di cambiare 2 assessori su 4, il Movimento per l'Autonomia chiede spazio, la Lega ed anche il governatore Schifani a dire il vero aspetta l'udienza del Tribunale del Riesame per Luca San Martino. E intanto cosa fa Forza Italia per preparare un rimpasto senza il quale non si riparte? I nodi in Casa Azzurra sono due. Uno sembra di semplice soluzione, ma in realtà non lo è. Si tratta di sostituire l'assessore Marco Falcone che va a Bruxelles. Lui vorrebbe che ci andasse uno dei suoi al posto all'assessorato regionale all'economia. Il secondo noto
è quello dell'assessorato regionale alla sanità, attualmente occupato da Giovanna Volo, un tecnico ma in quota Forza Italia, anzi in quota personale al governatore Renato Schifani. Per il tecnico sarà un addio abbastanza probabile al giro di boa, anche perché a chiedere proprio quell'assessorato, secondo voci di corridoio, è un altro forzista, Edi Tamaio, campione di voti di preferenza, che nonostante l'elezione dovrebbe restare senza scegliere di andare in Europa e lasciando quindi il seggio a Catrina Chinnici, come vorrebbe anche Antonio Tajani. Ma la strada non è liscia come sembra. Tamaio alla sanità significherebbe un nuovo assessore alle attività produttive e dunque un valzer di deleghe che, sommando le altre sostituzioni, porterebbe a cambiare quasi tutta la giunta, e questo Schifani non lo vuole. L'alternativa è Tamaio a Bruxelles, cosa che vorrebbe evitare invece il forzista. In contatto col territorio è importante, guardando soprattutto alle regionali 2027. In quel caso però ecco ricomparire il nome di Catrina Chinnici, che l'assessore regionale lo ha già fatto con Raffaele Lombardo presidente, ma in tutt'altra posizione. La sanità sarebbe destinata proprio a lei, ma gli appetiti sono tanti e il gioco dei ruoli non può che portare a trattative che dureranno per tutto il mese di giugno. A Palermo, nonostante le polemiche, l'emergenza buchi non è stata ancora attenuata. Questa mattina chi lo accusa della cattiva manutenzione dell'asfalto cittadino, il sindaco La Galla, ha replicato: non è certo colpa nostra, da 20 anni nessuno ha mai riparato le strade di Palermo. Marco Gullà. Una delle emergenze prioritarie cittadine è sicuramente quella dell'asfalto. A Palermo molte strade potrebbero tranquillamente essere ribattezzate l'Erdammer. Buchi dovunque, c'è chi potrebbe anche avere perso la vita proprio a causa di una buca nell'asfalto, come è successo in Viale Regione Siciliana nel mese di maggio. E a chi accusa l'amministrazione comunale per la cattiva manutenzione delle strade, il sindaco Roberto La Galla non ci sta e replica così: abbiamo da tempo pianificato gli interventi, soltanto che bisognerebbe ricordare che la stessa incuria che c'è stata per le strade in questo comune c'è stato per i bilanci e per l'amministrazione. E quindi noi, avendo trovato come ultimo bilancio quello del 2019, abbiamo fatto un anno e mezzo per poter riprendere a spendere un euro. E mi insegnano tutti, anche coloro che si lamentano, o che fanno finta di lamentarsi, o che fanno finta di non sapere, che in qualunque casa senza un euro non si può comprare nemmeno il pane. Il sindaco di Palermo passa al contrattacco e dice: adesso c'è finalmente un piano per la manutenzione delle strade, dopo 20 anni di totale assenza da parte delle vecchie amministrazioni. Assi stradali interi che vengono riasfaltati e rifatti, interventi di medie dimensioni, chiamiamoli di rattoppi significativi per il miglioramento della qualità della sede stradale, e poi un sistema di monitoraggio e di informazione sul numero delle buche e quindi sugli interventi puntuali da compiere. In questa città paghiamo lo scotto di non avere fatto manutenzione per molti anni, oggi stiamo ripartendo e finalmente si cominciano a dare segnali. Catania, istruttori del CONI nelle piazze urbane riqualificate dal comune avvieranno i cittadini alle diverse discipline sportive. La città diventa capofila in Italia di un progetto di sport e salute. Adelaide Barbagallo. Dal centro alle periferie, sul lungomare in piazza Franco Battiato, a San Giovanni Galermo in piazza Beppe Montana, al villaggio Sant'Agata, nell'area sport, recentemente riqualificati dal comune di Catania, i cittadini potranno dedicarsi gratuitamente allo sport assistiti da istruttori del CONI. In ogni piazza ci sarà o pallavolo, o pallacanestro, o badminton, o tutte le varie discipline sportive che sono già programmate e che i ragazzi possono scegliere, o i genitori dei ragazzi possono scegliere in base o a dove abitano o alle discipline che preferiscono. Occorre un'iscrizione? No, è libero, si presentano lì e troveranno i nostri istruttori. Catania diventa capofila di un progetto che sarà presentato in altre città e che la premia per il lavoro svolto fin qui. L'obiettivo è quello di andare a intercettare i cittadini e portare nella loro vita l'attività sportiva. La città si proietta in una dimensione sportiva anche con la riqualificazione del Palanesime, il palazzetto dello sport più capiente della Sicilia. Un traguardo a lungo inseguito dall'assessore Parisi, che adesso aggiunge un altro tassello. Segno che
quello che abbiamo portato avanti col Catania Spazio Sport è un qualcosa che ha avuto un eco anche a livello nazionale. Non ne siamo veramente contenti, ne siamo fieri. Si partirà sabato 29 giugno per proseguire tutti sabato pomeriggio a settembre e a ottobre. E restiamo a Catania per mostrarvi le condizioni di degrado del lungomare. Segnaletica stradale, noterete, i tratti della ringhiera arrugginiti e giù la scogliera che somiglia a una pattumiera. Torino De Mana. Dal lungomare liberato al lungomare arrugginito. Da un lato la bellezza dei luoghi con il cielo e il mare che si incontrano, dall'altro la sporcizia e il degrado che deturpano anche gli angoli più suggestivi di Catania. È la doppia faccia di una città dalle mille contraddizioni, che intercetta finanziamenti europei per abbellire le piazze, che poi lascia nelle mani di vandali ed incivili. Si distrugge ogni cosa, dalle attrezzature ludiche alle panchine smart, e poco importa se la zona è videosorvegliata, tanto il bene comune viene distrutto comunque. E che dire della ringhiera del lungomare? Mare totalmente arrugginita ed in parte pericolante, come dimostrano queste transenne utilizzate per mettere in sicurezza, si fa per dire, l'affaccio a mare. I ringhieri sono da ristrutturare quasi tutti. Ci sono dei punti dove sono completamente arrugginiti e c'è un macello. È osceno, deve pensare che comunque a parte la cacca dei cani e non ci sono nemmeno, se lei si fa un giro, non ci sono nemmeno i cosi dove buttare la cacca dei cani. La nostra scogliera è degradata e anche i marciapiedi, devo dire, un tantino di cura in più l'avrebbero meritata ancora prima di rifare di nuovo la pista ciclabile. Io dico sempre, come quello di Reggio Calabria, che non ha niente rispetto a Catania, ma è una cosa da favola. Io la prego, mandi qualcuno dei suoi a vederlo e vediamo noi che cosa abbiamo da invidiare a Reggio Calabria. Scogliera uguale pattumiera, così rifiuti di ogni genere sono in bella mostra accanto al costruendo solarium del Nautico, la cui consegna è slittata di alcuni giorni a causa del maltempo che ha rallentato le operazioni di costruzione della piattaforma. E dopo il TG alle 14.30 su Telecolor saranno ospiti il vice sindaco di Catania, Paolo La Greca. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342-74-55-005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo oggi su Telecolor alle 14.30 con un'ampia pagina riservata ai vostri messaggi. Adesso facciamo una pausa, tra poco il calcio con le prime indiscrezioni di mercato sul Catania e la conferma di Modica sulla panchina del Messina. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Nella sede del Catania si sta attendendo che Domenico Toscano risolva il contratto che lo lega alla Cesena, trattativa avviata ieri sera e che oggi potrebbe concludersi, così da consentire al Catania di ufficializzare l'allenatore calabrese. Francesco Triolo. In queste ore Domenico Toscano sta discutendo con il Cesena la risoluzione del suo contratto, trattativa avviata nella serata di ieri nella sede della società romagnola con il direttore sportivo Fabio Artico. La tempistica, quindi, perché Toscano diventi il nuovo allenatore del Catania, dipende dall'arrivo in porto di quella trattativa. Questione di ore, si dice ormai da un paio di giorni, e questa rimane la situazione attuale. Il Catania lo avrebbe voluto ufficializzare già ieri e sta attendendo. Non è escluso che il weekend possa essere quello decisivo dopo un mese di corteggiamento e l'accordo già raggiunto tra il tecnico calabrese e la società etnea per un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il lavoro in silenzio del direttore sportivo Daniele Fagione sul fronte squadra dovrebbe portare ad una accelerata non appena concluso l'iter per l'ingaggio del tecnico. I nomi di Artistico per l'attacco e Capomaggio per il centrocampo sono sempre d'attualità. Contemporaneamente Fagione dovrà pensare anche alle cessioni. Ci sono giocatori in rosa che non sono considerati funzionali al modo di giocare di Toscano e quindi dovranno andare via. O meglio, il Catania proverà a trovargli una sistemazione. La Lucchese ha chiesto notizie su Chiarella e Di Carmine, soprattutto per quest'ultimo sotto l'aspetto economico. Giacomo Modica è stato confermato sulla panchina del Messina. Il tecnico ha firmato ieri sera un contratto biennale dopo una lunga trattativa con il presidente Sciotto. Sergio Colosi.
Il Messina riparte da Giacomo Modica. La scelta logica si è materializzata nel momento dell'annunciato addio, trasformatosi in riconferma fino al 2026. A rendere imprevedibile ciò che sarebbe stato scontato, il presidente Sciotto, convinto dalla mediazione di una terza persona, il prossimo direttore generale Saverio Provenzano. È stata brava a farci ricomporre, rimetterci nella discussione nel verso giusto, quindi incanalare un discorso che sembrava fosse chiuso, quindi la conferenza stampa poteva essere anche diversa stasera. Modica conosce tutto di Messina e del Messina. La sua firma è una garanzia per i tifosi dopo una stagione positiva, salvezza tranquilla e playoff sfiorati con un organico low cost. Abbiamo risolto quelle che potevano essere un po' le distanze, il gap di alcune situazioni. Però sono contento che abbiamo risolto in maniera positiva e quindi ringrazio il Presidente per aver accettato di nuovo Modica come allenatore, avere fatto quello scatto in più all'ultimo momento nel volermi tenere. Per la prima volta dopo 8 anni Sciotto riparte da dove aveva finito, lanciando segnali minimi di continuità, ma la programmazione non abita da queste parti, con un organigramma tecnico e societario da ricostruire. E noi ci fermiamo qui, prossimo appuntamento per le 20, grazie, buon pomeriggio.